Ripulire le proprie emozioni e gestire lo stress sono due cose che vanno di pari passo. Con pulizia emozionale intendo dire quella capacità di accettare e di vedere i propri stati d'animo. Fare chiarezza, perché già negli anni 80 era stato dichiarato che lo stress emotivo poteva essere una concausa del cancro. Quindi inizia a consapevolizzare il tuo stato di stress. Cosa ti ha creato questo stress cronico prima della malattia? Ti do 3 spunti per fermarti seriamente e prenderti il tempo giusto per ragionare su questa cosa. Passo numero 1. Fermati a riflettere di tutto ciò che ti crea stress. Molto spesso è la vita lavorativa. Consideriamo che molte ore vengono spese nell'ambito lavorativo, a contatto con i colleghi, con i datori di lavoro, con tutti coloro con cui spendiamo la maggior parte del tempo. Il secondo fattore sicuramente sono le relazioni interpersonali, quindi tutti quei rapporti che ci toccano a livello emotivo. Quindi fermati, fai un riepilogo di queste situazioni che possono essere state più o meno stressanti e diventane consapevole. Consiglio numero 2. Non fare il cammino da sola. Creati il tuo gruppo di sostegno, ovvero quelle persone, amiche o parenti o in qualche modo anche persone esterne che sai che possono darti sostegno e possono aiutarti in questo cammino. Lascia andare in realtà tutte coloro che ti danno energia negativa. Il passo numero 3 è quello di non aver paura di adagiarti sulle tue emozioni. Noterai che appena inizierai a prenderti del tempo, in qualche modo lo stress aumenterà. È normale, le emozioni hanno bisogno del proprio spazio, hanno bisogno di venire a galla e hanno bisogno di farsi sentire, hanno bisogno di venire fuori proprio perché per molto tempo probabilmente tu non hai fatto altro che trattenerle. Questi sono piccoli cambiamenti che noi possiamo fare nella nostra quotidianità, ma in realtà si parte sempre dalle piccole cose per poi ottenere dei grandi successi. Se vuoi approfondire l'argomento, ricorda che io sono qui per te. Se ti è piaciuto il video, metti un like e condividi liberamente se credi possa essere utile. Grazie!